Da quando ero piccolo ho sempre avuto il pallino per la scienza. Quel ragazzo mi è sembrato un pallone gonfiato. Marco è sempre una palla al piede quando si tratta di andare al mare. Ciao amiche, ciao amici, oggi parliamo di palle e di tutto quello che gli italiani intendono quando parlano di palle. Finalmente il 2020 è finito, infatti oggi sono appena ritornato a Milano. Quindi buon 2021 a tutti. E sì, nella lezione di oggi parliamo di palle. Parleremo prima di tutti i modi di dire che riguardano le palle, che non sono volgari, quindi che potete utilizzare tranquillamente. E nella seconda parte del video parleremo dei modi di dire che sono un po' più volgari e che io non userei, se fossi in voi, quando vi trovate in un contesto formale. Mentre se siete in un contesto informale, e magari siete tra amici e state scherzando, potete utilizzare anche queste espressioni. Ho deciso di fare un video su questo argomento perché comunque sia viene spesso utilizzata questa parola, ed è importante avere un contesto, capire di che cosa si sta parlando o comunque capire che cosa si sta ascoltando. Come sempre vi ricordo che potete attivare i sottotitoli e che nel primo commento in alto trovate la trascrizione gratuita contenente anche tutto il materiale che vi può essere utile e video aggiuntivi per comprendere meglio quello di cui parliamo oggi. Il primo modo di dire è avere il pallino. Si può avere il pallino di qualcosa e significa essere ossessionati da quella cosa o essere fissati con quella cosa. Significa che spesso vogliamo avere quella cosa o parliamo di quella cosa. Ad esempio, io posso avere il pallino per il rosso e utilizzare tutti i vestiti di rosso o colorare tutto di rosso. Francesco, quando era piccolo, aveva il pallino per il rosso e colorava tutto di rosso, per esempio. Donato, un mio amico, ha sempre avuto il pallino per l'informatica. Avere il pallino non significa per forza essere molto bravi in quella cosa, può significare semplicemente avere una grande passione verso quella cosa. Ad esempio, io spero che molti di voi abbiano il pallino della lingua italiana o per la lingua italiana. Il pallone gonfiato. Per poter capire l'espressione pallone gonfiato, innanzitutto distinguiamo tra palla e pallone. Palla e pallone sono due sinonimi, però pallone si riferisce il più delle volte al pallone da basket, da calcio oppure da pallavolo, mentre la palla può riferirsi o al pallone in generale, oppure si può riferire alla palla da tennis o alla palla da ping pong. Quindi, quando parlate di pallone, non potete ad esempio chiamare la pallina da tennis pallone da tennis e la pallina da ping pong non potete chiamarla pallone da ping pong. Fatta questa premessa, adesso che sappiamo cosa è un pallone, il pallone gonfiato significa in senso proprio o in senso reale un pallone che ha all'interno dell'aria. Infatti, quando il pallone è sgonfio, non potete usarlo. Nel caso in cui si tratti di un modo di dire, quindi nel caso in cui qualcuno dica Luigi è un pallone gonfiato, si riferisce al fatto che Luigi è una persona che si vanta di qualità che probabilmente non ha. Mi ha dato l'impressione di essere un pallone gonfiato, ovvero di essere una persona che vanta delle qualità che in realtà non ha. Essere una palla al piede è un'espressione che fa riferimento alla palla dei carcerati che non permette loro di muoversi agevolmente. Allo stesso modo, qualcuno o qualcosa che funziona da palla al piede è qualcuno o qualcosa che non ci permette di raggiungere un obiettivo. Ad esempio, ogni volta che andiamo al mare, Marco è una palla al piede perché non vuole andarci. Prendere la palla al balzo. Prendere la palla al balzo
è un'espressione che si riferisce al prendere un'opportunità o prendere un'occasione. Ad esempio, l'altro giorno ho visto 5 libri a 2 euro e li ho comprati tutti. Ho preso la palla al balzo. L'ultimo modo di dire, che non è volgare, è una palla da biliardo, che può essere o in senso proprio la palla da biliardo con cui si gioca a biliardo, ma può essere riferito a qualcuno estremamente pelato, ovvero senza capelli, a cui gli si può dire hai la testa simile a una palla da biliardo, oppure sei pelato come una palla da biliardo. Anche questa è un'espressione che utilizzerei in un contesto amichevole ed informale e non utilizzerei in un contesto formale, mi raccomando. Per quanto riguarda tutte le espressioni volgari o del volgo, del popolo, che gli italiani utilizzano, gli italiani sono ossessionati dalle palle. Anzi, gli italiani hanno il pallino per le palle. E non ce la faccio oggi. If you're in the middle of the balls, the Italian will always remind you. They say, out of the balls, out of the balls. Le palle sono un sinonimo di testicoli. Una palla, un testicolo. Non ci credo che sto facendo questo video, ma mi sto divertendo, quindi andiamo fino alla fine. Vi lascio un video, sempre nel primo commento in alto, di Christian De Sica. E quanto si paga? Beh, dipende da quanto dura l'incontro, dal tipo di attrezzatura che ha. Lei, per esempio, usa le sue palle? Uso le mie palle? Dico, usa le sue palle? Uso le mie palle, sì. È sicuro, magari è tanto che non le controlla, viene qua, le tira fuori e sono mosce. No, sono toste, pure belle grosse. Adesso che la parte più difficile è andata, vi parlo un po' di come viene utilizzata questa parola nel caso di espressioni idiomatiche. Dire palle. Dire palle significa anche dire bugie o dire falsità. Ad esempio, ieri sono andato al mercato e ho incontrato 1 milione di persone alla stessa bancarella a comprare le mele del mio amico. Non è possibile che 1 milione di persone comprasse mele da una sola bancarella. È una palla. Marco stava dicendo palle. Potrei anche dirvi non credere a quello che dice Ambrogio, dice solo palle, cioè dice solo bugie. Le palle possono essere associate alla noia, quindi si può dire due palle o che palle, per dire che qualcosa è noioso, una situazione che è noiosa o una situazione scomoda, ma ovviamente anche questa è un'espressione che dovrebbe essere utilizzata soltanto in un contesto informale, quando siete con amici, e non in un contesto formale. Ad esempio, la lezione di stamattina è stata una palla. La professoressa l'altro giorno ha scoperto che abbiamo copiato tutti i compiti e ci ha fatto due palle così. Ci fa due palle così? Quindi una situazione è pallosa quando è noiosa, è una situazione scomoda, in una situazione in cui non vorremmo essere, una situazione pallosa. Mi raccomando, non usate nemmeno questa frase, o se doveste sentirla, la conoscete. Le palle non sono associate soltanto alle bugie e alla noia, ma sono anche associate al coraggio. Infatti in Italia qualcuno può dire io ho le palle, per dire che io ho coraggio, oppure tirare fuori le palle, ovvero tirare fuori il coraggio. Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la mia parola, e le ho sempre onorate, tutte e due, mi sono spiegato. Non so perché siamo ossessionati con le palle, scusatemi, la lezione di oggi spero non sia una palla. Battutone. Spero che questa lezione non sia stata una palla e che sia stata utile. Io vi chiedo scusa se sono stato volgare, ma l'ho fatto a scopo esclusivamente didattico e non è una palla, nel senso che non è una bugia. Mi raccomando, utilizzate le espressioni volgari
soltanto quando siete in contesti amichevoli ed informali e mai quando siete in contesti formali o contesti di lavoro. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video e nel primo commento in alto trovate tutto il materiale aggiuntivo di cui avete bisogno o che io ho trovato nel preparare la lezione e basta, ci vediamo presto, ciao! Scusatemi se sono stato volgare, non volevo, non so nemmeno se pubblicare questo video, ma in realtà sì perché è divertente, anche se è un po' volgare. Però penso che sia utile alle persone sapere che palle è un'espressione per dire che noia o cose simili, no? Ciao, non voglio giustificarmi. Le palle